Ultimo saluto a Totò Schillaci a Palermo, funerali stamani in cattedrale con la diretta RAI. La sala riunioni dell'assessorato al turismo sarà dedicata a lui, così deciso dal presidente Schifani e dall'assessore Amata. Controllo del territorio a Sciacca da parte della polizia, continuano le indagini della procura sul maxi sequestro di droga avvenuto a Porto Empedocle lo scorso luglio del 2023. Indagato un commerciante dai carabinieri dell'ispettorato del lavoro per falsi contratti a 150 pakistani. Micciche e Lombardo si incontrano dopo l'incontro del sindaco con l'assessore regionale Savarino per le misure urgenti da adottare e salvare la costa del Viale delle Dune. L'ADC di Agrigento ribadisce il suo no alla privatizzazione dei parcheggi a San Leone. Trasferta vietata ai tifosi dell'Acragas nel derby di domenica con il Favara. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro telegiornale di oggi 20 settembre, venerdì. La città di Palermo ha salutato oggi per l'ultima volta Totò Schillaci con il rito funebre svolto in cattedrale, officiato da Don Luigi Sarullo, con l'intera area messa in sicurezza. La cerimonia è iniziata alle 11.30, 1.000 i posti disponibili che potranno dare l'omaggio all'eroe d'Italia 90, l'uomo delle notti magiche, indimenticabili per ogni italiano. Il servizio da Palermo. Cori da stadio per l'ultimo viaggio di Totò Schillaci. Il feretro dell'eroe d'Italia 90 è arrivato in cattedrale accompagnato dagli applausi dei tantissimi palermitani presenti. Solo un migliaio i posti dentro al Duomo di Palermo e un imponente servizio d'ordine pubblico per evitare problemi con i giardini della cattedrale transennati. Si concretizza così il giorno dell'ultimo saluto al picciotto, morto prematuramente a soli 59 anni dopo una lunga e dolorosa malattia. Il campione delle notti magiche si è spento infatti due giorni fa in ospedale e la sua camera ardente è stata allestita in una sala dello stadio Renzo Barbera, dove però non aveva mai giocato in una partita ufficiale. I funerali officiati da Monsignor Saguto si sono svolti con un rito funebre ordinario. Dietro la bara, coperta da maglie della nazionale, anche le sciarpe del Palermo. Presenti numerose autorità del mondo sportivo e politico, tra gli altri il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, il sindaco di Palermo, Roberto La Galla, e il presidente del Palermo, Dario Mirri, mentre tra i calciatori rosanero, Francesco Di Mariano, nipote di Schillaci, Matteo Brunori e Jacopo Segre, insieme al direttore sportivo Morgan De Santis e al suo vice Giulio Migliaccio. Ma perché era uno che univa Totò e non divideva, ed è stato un eroe per tutti. A me piace ricordarlo per l'animo buono che aveva e quindi vabbè, io ero capitano di quella nazionale e sembrava giusto essere qui oggi a ricordare Totò e a stare vicino a lui e alla sua famiglia, perché ripeto, nazionale, Inter, e anche quando ci si ritrovava anche a distanza di tempo, sai, quelle cose che c'è quell'amicizia profonda, no? Anche se non ti senti per un po', quando ti trovi bene con determinate persone. A ogni manifestazione c'è sempre un ragazzo che viene fuori, cioè se uno pensa al 78, all'82, 90, ma anche dopo, e quindi Totò era lì perché se l'è meritato, e poi notti magiche, la magia di quelle partite straordinarie che lui ha saputo interpretare alla gara. Ha preso la sua occasione, l'anno e mezzo che è stato all'Inter, lì l'abbiamo vissuto intensamente, però i ricordi sono quelli. Io il gol con l'Austria, perché lui poi gira l'angolo e viene ad abbracciare da quella parte dove c'ero anch'io, e quindi quello mi rimane più negli occhi, nella memoria, ecco. Però è la persona che mi piace sottolineare, io lo chiamo un animo buono. In quegli anni lì, cioè nel mondiale del 90, è stato lui l'eroe di tutti noi. La regione siciliana intitolerà al bomber Schillaci la sala dell'assessorato allo sport Schifani Amata. Doveroso ricordare un campione. Il servizio.
La Regione Siciliana intitolerà la sala riunioni dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo in via Nota Bartolo a Palermo alla memoria di Totò Schillaci, prematuramente scomparso. L'iniziativa, intrapresa dall'assessore Elvira Amata e condivisa dal Presidente della Regione Renato Schifani, permetterà di rendere omaggio al campione di calcio palermitano con una cerimonia che sarà organizzata prossimamente. È doveroso, afferma il Presidente della Regione Schifani, perpetuare la memoria di un nostro conterraneo che, grazie ai suoi gol, ha fatto sognare gli italiani. La sua vita e la sua carriera hanno dimostrato a tutti che il talento, la tenacia e la voglia di riscatto consentono di realizzare obiettivi apparentemente impossibili. Ricordare Totò Schillaci, continua il presidente Schifani, significa offrire un modello di umiltà e perseveranza alle nuove generazioni. Ho avvertito l'esigenza di intitolare la sala riunioni dell'assessorato al turismo, alla memoria del campione Schillaci, aggiunge l'assessore Amata, perché sono certa che questa iniziativa potrà contribuire a rendere sempre più viva la memoria in un contesto come quello rappresentato dalla nostra istituzione, che ha la titolarità delle competenze in materia sportiva. Passiamo alla notizia di cronaca. Continua incessante l'attività della Polizia di Stato a Sciacca e paesi limitrofi per contrastare e reprimere i fenomeni delittuosi che avvengono in quel territorio, con il coordinamento del locale commissariato di pubblica sicurezza, l'utilizzo di oltre 10 pattuglie e 30 poliziotti del locale ufficio di pubblica sicurezza e il reparto prevenzione crimine di Palermo e della sezione della Polizia Stradale di Agrigento. Vediamo in questo servizio il resoconto dell'attività svolta. Continua incessante l'attività della Polizia di Stato a Sciacca e nei paesi limitrofi per contrastare e reprimere i fenomeni delittuosi che avvengono in quel territorio, in particolare questa settimana, col coordinamento del locale commissariato di pubblica sicurezza, è stato effettuato un capillare controllo straordinario del territorio, con l'utilizzo di oltre 10 pattuglie e 30 poliziotti del locale ufficio e del reparto prevenzione crimine di Palermo della sezione Polizia Stradale di Agrigento. I maggiori risultati ottenuti sono stati quelli dei posti di controllo effettuati 18, le persone identificate ben 351. Gli automezzi controllati 138, quelli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo 7, 25 le contravvenzioni per violazione al codice della strada, 60 i punti della patente totale decurtati, 6 i documenti ritirati a seguito di sanzioni amministrative, 7 i controlli pubblici effettuati nei pubblici esercizi, le sanzioni amministrative 1, controlli a persone sottoposte a misure di prevenzione e sicurezza 52. Durante i predetti servizi sono stati sequestrati diverse biciclette a pedalata assistita e anche confiscati motocicli per la scopertura assicurativa, la mancanza della patente di guida e la modifica delle caratteristiche iniziali. Inoltre, due soggetti con pregiudizi sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale, uno perché trovato in possesso di un coltello vietato. Nei confronti di quest'ultima persona, un pluripregiudicato residente in un altro comune fuori la nostra provincia, è stato avviato un procedimento amministrativo per l'irrogazione della misura di prevenzione del foglio di via con rimpatrio obbligatorio dal comune di Sciacca e con l'inibizione di farvi rientro per 3 anni. E la DDA antimafia di Palermo ha chiesto una nuova attività integrativa di indagine nel processo a carico dei 15 imputati coinvolti nel maxi sequestro di ben 5 tonnellate di cocaina avvenuto la scorsa estate a Porto Empedocle il 19 luglio. La Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo ha chiesto una nuova attività integrativa di indagine nel processo a carico dei 15 imputati coinvolti nel maxi sequestro di ben 5 tonnellate di cocaina avvenuto la scorsa estate a Porto Empedocle nel blitz del 19 luglio del 2023.
Si trattava del più grande sequestro eseguito in Italia. Il sostituto procuratore Federica La Chioma ha prodotto nuovi video relativi all'operazione in mare. I nuovi filmati saranno depositati per essere poi analizzati e visionati dalle parti. Il processo che si sta celebrando nell'aula di Latino ad Agrigento per ragioni di spazio e sicurezza è in corso davanti ai giudici della prima sezione penale del Tribunale. Sul banco degli imputati siedono i membri dell'equipaggio della motonave Plutus e del peschereccio Ferdinando d'Aragona. Si tratta di 15 persone accusate di associazione a delinquere finalizzata al trasporto, commercio, detenzione di sostanze stupefacenti, aggravata dalla transnazionalità e dall'ingente quantitativo. Il processo riprenderà il prossimo 28 ottobre, giornata in cui in aula verranno visionate le nuove immagini prodotte da pubblici ministeri. Poi si proseguirà con l'audizione del maggiore Buongiorno, in servizio al nucleo polizia della Guardia Economica di Finanza di Palermo. Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Marino, Liberati e Paola Polizzi. L'inchiesta è stata coordinata dal sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia Federica La Chioma. Non ha soltanto permesso di sequestrare 5 tonnellate di cocaina, ma ha fatto luce su un articolato gruppo di trafficanti. Le indagini nascono dal ritrovamento di ben 56 kg di hashish nella disponibilità di due pregiudicati palermitani. L'attività investigativa ha così permesso di ricostruire movimenti telefonici effettuati esclusivamente da utenze criptate olandesi. Si è così delineata, con il proseguo delle indagini, una ben radicata organizzazione criminale, dedita al narcotraffico, operativa tra la Sicilia e la Calabria. Il blitz scattò la notte del 19 luglio 23. Gli investigatori tenono in occhio la motonave Plutus, battente a bandiera di Palau, piccolo arcipelago vicino alle Filippine. L'imbarcazione effettuava movimenti anomali, cambi di rotta, non comunicava gli spostamenti all'autorità. È proprio in quel momento che entra in scena il peschereccio Ferdinando d'Aragona, che circa 40 miglia dalle coste italiane recupera una serie di pacchi gettati in mare. La Guardia di Finanza entra così in azione, blocca il peschereccio portandolo nel porto più vicino, Porto Empedocle. Vengono così rinvenuti 187 colli contenenti 24 panetti ciascuno, 5,3 tonnellate di cocaina. La nave Plutus aveva tentato una fuga, è stata bloccata in seguito e portata nel porto di Termini Imerese. Un uomo di 25 anni di Licata è stato arrestato con l'accusa di lesioni, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Si è scagliato contro gli agenti prendendoli a pugni. Il fatto è avvenuto nei pressi della piazza Gondare. L'uomo, visibilmente in stato di alterazione, stava creando fastidi e così è scattata la segnalazione al numero unico di emergenza. All'arrivo dei poliziotti la situazione è peggiorata. Così la persona di 25 anni si è scagliata contro i due agenti. Due di loro sono finiti all'ospedale di Licata con traumi giudicati guaribili in 10 giorni. L'uomo è stato bloccato, arrestato e posto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Avrebbe inoltrato all'ufficio immigrazione circa 150 istanze relative alle posizioni di pakistani, utilizzando falsi contratti di lavoro con credenziali di una terza persona risultata inesistente. È il titolare di un'azienda di abbigliamento e risulta adesso indagato per le ipotesi di reato falso ideologico finalizzato all'ingresso e alla permanenza di soggetti stranieri sul territorio nazionale. A fare scattare la denuncia sono stati i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando Provinciale di Agrigento a carico del commerciante. Pende adesso una richiesta di revoca del nulla osta per il lavoro subordinato. Le indagini sono scattate in seguito a un flusso anomalo di persone, quasi tutte originarie del Pakistan, che si erano recati all'ufficio immigrazione per ottenere il permesso di soggiorno. Dal 2015 al 2023 le sorelle di Matteo Messina Denaro hanno ricevuto fondi per la gestione dei loro terreni. A Rosalia sono andati circa 12.000 euro per 10 ettari, mentre ad Anna 5.000 euro per 4 ettari. Il servizio da Trapani.
Ininterrottamente per 8 anni lo Stato italiano e per il tramite di esso l'Unione Europea avrebbe elargito benefici economici ai familiari più stretti di Matteo Messina Denaro. La scoperta è stata fatta dal Quotidiano di Sicilia, che adesso è in grado di quantificare il totale delle somme accreditate dall'AGEA, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, sui conti di Rosalia e Anna Patrizia Messina Denaro. Già a febbraio era esplosa la notizia di un'erogazione risalente al 2019 e, per quanto il totale continui a rappresentare un nulla, se così si può dire, rispetto alle ricchezze accumulate dal boss e dalle persone a lui più vicine, la vicenda pone al centro dell'attenzione l'esigenza di sviluppare, probabilmente, forme di controllo più stringenti su coloro che beneficiano o possono farlo di fondi pubblici. Non sono bastati una condanna definitiva a 14 anni per mafia subita nel 2018 da Anna Patrizia, né i sospetti di contiguità con il fratello latitante, poi in estate cristallizzati in una condanna altrettanto pesante per Rosalia, a impedire loro di presentarsi agli occhi dell'Unione Europea come conduttrici di terreni a Castelvetrano, in quanto tali chiedere i sussidi previsti dalla PAC. Come verificato dal Quotidiano di Sicilia, i nomi delle due donne risultano nella lista dei beneficiari dei fondi erogati da AGEA nel 2022 e nel 2023, anno peraltro in cui è poi avvenuta la cattura dell'ex superlatitante, ora deceduto. Nel caso di Rosalia Messina Denaro, 69 anni, sono riferiti a poco meno di 10 ettari di terreno ricadenti nel territorio di Castelvetrano, mentre per Anna Patrizia, 54 anni, la superficie su cui è dichiarato il possesso dei titoli necessari per presentare la domanda è pari a 4 ettari. Ma quanto hanno materialmente percepito le due sorelle? A rispondere a questa domanda è la stessa direzione di AGEA. La signora Anna Patrizia Messina Denaro, fanno sapere dall'ente, ha ricevuto pagamenti dal 2015 al 2023 per un totale di 4.701,99 euro per le campagne 2015, 2017, 2018. Per quanto invece riguarda la signora Rosalia Messina Denaro, ha ricevuto pagamenti dal 2015 al 2023 per le relative campagne, per un totale di oltre 11.000 euro, per un importo annuo medio di circa 1.300. Al di là delle cifre, l'aspetto inquietante sta proprio nella vicenda, ovvero nell'ampiezza delle maglie che dovrebbero impedire a soggetti legati alla criminalità organizzata di ottenere contributi. In questa circostanza, le sorelle di Matteo Messina Denaro hanno presentato le domande di pagamento compilandole con le proprie generalità. I pagamenti erogati, si legge nella nota, sono stati possibili in quanto ad oggi ad AGEA non è pervenuto alcun provvedimento interdittivo nei confronti delle stesse. A complicare le cose c'è però la legge. Sotto i 25.000 euro, infatti, non prevede che vengano effettuati controlli approfonditi, una soglia sotto la quale si può alimentare un sottobosco di proporzioni difficili da immaginare, se si considera che al momento non è possibile escludere che altre persone direttamente collegate a Cosa Nostra abbiano ricevuto fondi da parte dell'Unione Europea. La questione dei fondi erogati alle sorelle del boss era persino finito all'attenzione della Commissione Europea. A presentare un'interrogazione era stato l'allora eurodeputato Ignazio Currao. La risposta all'interrogazione è arrivata poi a metà luglio. Per quanto riguarda i beneficiari di piccoli importi, i colegislatori hanno scelto di fissare una soglia di 1.250 euro al di sotto della quale il nome del beneficiario non dovrebbe essere pubblicato. Viene però specificato che gli Stati membri hanno comunque il diritto di richiedere prove adeguate circa l'uso effettivo e legittimo del suolo e hanno l'obbligo generale di svolgere controlli sistematici per prevenire e correggere le irregolarità. Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ancora impegnato sul fronte del contenimento del contrasto alla progressiva erosione marina a danno della fascia costiera della città, in particolare del Viale delle Dune, ha incontrato il rappresentante di Mare Amico, Claudio Lombardo. Il servizio.
Il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè è ancora impegnato sul fronte del contenimento e del contrasto alla progressiva erosione marina a danno della fascia costiera della città, in particolare del viale delle Dune a San Leone. Dopo aver partecipato ieri al tavolo tecnico presieduto dall'assessore regionale al territorio e ambiente, Giusy Savarino, al mattino di oggi, Miccichè, a fianco del coordinatore dell'associazione ambientalista Mare Amico, Claudio Lombardo, hanno compiuto un sopralluogo nella zona. Al termine, il sindaco ha affermato, sempre attenzionato e segnalato quanto accade a San Leone. Ringrazio il presidente e l'assessore Savarino per i due interventi previsti. Claudio Lombardo esprime anche lui i suoi ringraziamenti al neo assessore territorio e ambiente dell'Agrigentina Savarino, che dopo 24 ore ha raccolto il nostro grido d'allarme. Le interviste. Ci troviamo qui sul Viale delle Dune insieme al dottore Lombardo, esponente di Mare Amico, che ci sta al nostro fianco. Vedete quello che è successo e vedete quello che succederà se in effetti non si interviene immediatamente. Ho sempre segnalato questa problematica, ma purtroppo il mare spesse volte è più veloce di noi umani. Ieri c'è stato un tavolo tecnico in assessorato e ringrazio naturalmente il presidente Schifani, che è sempre sensibile alle esigenze del nostro territorio, e naturalmente l'assessore al territorio e ambiente, l'onorevole Giusy Savarino, che immediatamente, l'indomani, dalla nostra richiesta, dalla mia richiesta, ma anche dalle richieste di Mare Amico, immediatamente mi ha convocato, ha convocato anche il direttore del Dipartimento dei Lavori Pubblici, ha convocato anche il direttore dell'assessorato territorio ambiente e anche il direttore del Genio Civile di Agrigento. Ci saranno due interventi, uno nell'immediato e uno a breve, lungo termine, perché occorre naturalmente per il secondo intervento una progettazione adeguata da esperti che potranno studiare le correnti marine ed evitare che questo fenomeno possa proseguire e distruggere, ahimè, un patrimonio ambientale meraviglioso che era il nostro boschetto. Qui dove siamo noi per ora, il boschetto è stato quasi ridotto a 5-6 metri, forse anche meno. Ci sono degli alberi che sono già caduti perché è venuto meno il supporto sotto le radici. E, che dire, sono convinto che immediatamente, da quello che è emerso ieri dal tavolo tecnico, già dalla settimana prossima si inizieranno i lavori. Innanzitutto mi corre l'obbligo di ringraziare il neo assessore al territorio ambiente, l'Agrigentina Giusy Savarino, che dopo 24 ore ha raccolto il nostro invito e il nostro grido d'allarme su questa situazione. Questa è una situazione purtroppo vecchia, l'erosione costiera sta aggredendo tutta la costa sud-occidentale della Sicilia, in questo momento si sta concentrando qui, quindi non immediatamente bisogna deporre altre pietre al fine di salvare il salvabile, di quello che resta di questo boschetto. E poi, come diceva il sindaco, progettazione per le barriere da fare a largo al fine di ridurre la forza del mare e cercare di salvare il salvabile. Ovviamente ringrazio pure il sindaco che mi ha coinvolto in questa operazione, perché una sinergia comune può bloccare questo evento catastrofico, e lo ringrazio proprio per questo. Grazie a te, l'Unione con la forza. Il gruppo della Democrazia Cristiana al Comune di Agrigento interviene sulla esternalizzazione dei parcheggi. San Leone, tutta piena di strisce blu, praticamente la vuole solamente l'assessore principato, quindi con quale copertura politica prende questa scelta così delicata per 25 anni e senza confrontarsi con nessuno? Lo scorso Consiglio Comunale, affermano i consiglieri comunali della DC, è stato trattato finalmente il nostro atto di indirizzo che pretende di conoscere e di poter modificare il progetto di esternalizzazione selvaggia dei parcheggi in città. Tanti colleghi, anche di maggioranza, hanno dimostrato forte perplessità e di volere conoscere bene i dettagli del progetto, onde evitare una villa del sole bis. L'assessore principato ha supplicato il rinvio della trattazione del punto al fine di arrivare in aula con le tavole del progetto. Il presidente della regione Schifani inaugura oggi a Palermo gli internazionali di Sicilia di equitazione, una seconda edizione ancora più rafforzata. Sentiamo lo stesso presidente della regione. La seconda edizione è più rafforzata rispetto a quella dell'anno scorso,
anno in cui abbiamo riportato a Palermo, dopo 12 anni di assenza, questa grandissima competizione internazionale. Io ringrazio l'amministrazione comunale, naturalmente, e la stessa regione che attraverso le sue strutture ha contribuito sia finanziariamente ma anche strutturalmente al rafforzamento di questa iniziativa in senso lato. Il mio auspicio, il mio impegno, e credo anche quello del Comune, sarà quello di utilizzare questo polmone di verde ben attrezzato anche per altri tipi di incontri, altri tipi di manifestazione, perché lungi da me l'idea di farlo esaminare e apprezzare dai palermitani e dai siciliani soltanto una volta l'anno. Non basta, lavoreremo perché sia un punto di ritrovo dei palermitani e dei siciliani in momenti come questi. Altre adesioni a Naro, a Forza Italia Agrigentina, dopo l'assessore comunale Erika Ferraro e il consigliere comunale Liliana Bellavia, aderito al partito Tito Novella, primo dei non eletti alle scorse elezioni amministrative, a pari voti con un altro candidato eletto invece consigliere perché precedente nell'ordine di lista. Novella afferma: ho scelto Forza Italia perché partito del territorio. L'onorevole Gallo e il coordinatore provinciale Margherita La Rocca Ruvolo commentano: accogliamo con soddisfazione l'adesione dell'amico Tito Novella in quanto persona da sempre attenta alla politica e al sociale. Presentata a Licata la nuova stagione teatrale, sentiamo l'assessore Salvo D'Addeo intervistato dal collega Angelo Augusto. Assessore D'Addeo, primo incontro esplorativo con le compagnie teatrali presenti sul territorio, la riapertura del teatro comporta anche poi la vivibilità di questo teatro? Sì, oggi abbiamo fatto un primo incontro con tutte le compagnie locali per ascoltare le loro istanze e per presentare anche a loro, così come stiamo presentando a voi, il preview della stagione del Teatro Re Grillo 2024-2025. Il manifesto che sarà la locandina che girerà per i social, per i network, ci porta a un primo blocco di spettacoli molto corposo che arriva fino a marzo, dove la prima serie di spettacoli è il ciclo dedicato a Rosa Ballestreri, la seconda edizione del Cantarò, dove ci saranno spettacoli importanti. Partirà il 27 di settembre e già il 27 di settembre ci sarà la prima chicca con la presentazione dell'ultimo inedito di Rosa Ballestreri ad opera di Cesare Roleggio e la sua compagnia. All'interno ci saranno grandi artisti che hanno portato la voce di Rosa Ballestreri, la storia di Rosa Ballestreri in giro per l'Italia, da Deborah Troia a Giusy Schillirò a Ibla, non vorrei dimenticare qualcuno, lo vedrete nel manifesto, e ci sarà la presenza significante di Donatella Finocchiaro, in questo momento impegnata sulla RAI con I Leoni di Sicilia, ma non solo, insomma un'attrice di livello internazionale che ci onorerà della sua presenza con il suo spettacolo Rosa Canta e Conta. La seconda parte del tabellone è dedicata invece agli spettacoli che comprendono spettacoli di compagnie locali ma spettacoli di compagnie di fuori. Ci sarà uno spettacolo dedicato a Verga molto importante e uno spettacolo Pensaci Giacomino di Luigi Pirantello con Pippo Pattavina. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha aderito all'iniziativa nazionale Giornata Mondiale dell'Alzheimer, in programma domani 21 settembre, illuminando di viola il colore Non ti scordar di me, fiore simbolo della malattia, la facciata centrale del palazzo della ex provincia. L'obiettivo dell'iniziativa, sottolinea il commissario straordinario, è quello di diffondere la conoscenza della patologia e sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sull'importanza che riveste il problema a livello sociosanitario e assistenziale. Forte protesta a Messina dei casellanti delle autostrade, il servizio da Messina. Si torna a protestare al Consorzio Autostrade Siciliane, questa mattina il sit-in. Quali sono le motivazioni che tra l'altro avete annunciato con un comunicato stampa? Sono motivazioni che vanno a seguito delle assunzioni, non possiamo negare e dare merito a questa direzione di aver fatto le assunzioni degli ex stagionali che aspettavamo da 20 anni.
ma è anche vero che sono assunzioni part time al 25% e una percentuale che non è prevista nel contratto nazionale. Allora accettammo, perché si trattava pur sempre di un'assunzione a tempo indeterminato seppure part time, ma il part time al 25% non è accettabile proprio per dignità operaia, sono stipendi minimi, si lavora soltanto 6 mesi l'anno, quindi stiamo rivendicando l'aumento del part time. Anche con la coscienza che c'è lo spazio, perché secondo noi la pianta organica del CAS confrontata con l'esigenza di organico c'è la possibilità veramente di andare oltre il part-time al 50% e soprattutto di scorrere la graduatoria di chi aspetta ancora le assunzioni, ma questa volta con un contratto dignitoso, che non sia il 25% ma qualcosa in più. Siamo arrivati allo sciopero perché le discussioni poi sono naufragate, l'azienda ha detto che in questo momento non è possibile, secondo noi è possibile perché abbiamo le carte in mano, il conteggio dell'esigenza di personale, in prefettura si è chiuso negativamente, questa è la prima azione di sciopero che a quanto ci dicono sta andando molto bene con adesione dall'80 al 90%. Catania, Giarre, Milazzo, Patti hanno aderito totalmente. La cosa interessante è che oltre lo sciopero proposto dai nostri part-time, nostri in senso ampio perché stiamo parlando di 105 part time, indipendentemente dalle sigle sindacali, si sono accodati anche alcuni full time e questa è una cosa importante, questo fa capire come al CAS sia necessario il personale e come questa lotta, questa azione di sciopero non riguardi solamente chi è in servizio ma anche chi dovrà essere assunto in un secondo momento. Si parla di adeguamento orario per chi già sta svolgendo l'attività per 6 mesi, si cerca di portarli a un lavoro che sia dignitoso e stabile, continuativo, anche perché sono stati inseriti nuovamente nel ciclo produttivo, in quello lavorativo, però solo per 6 mesi, questo non dà diritto a tantissime cose, quindi sono a tempo indeterminato, però non hanno diritto a tutta una serie di situazioni che chiaramente crea dei disagi durante gli altri 6 mesi. Quindi questa azione di sciopero riguarda un po' tutti, sia l'adeguamento orario che lo scorrimento. Questa è una cosa importante che deve essere divulgata, perché tutti i benefici che si otterranno a cascata saranno anche per gli altri. Linea alla regia per la pubblicità. La Fondazione Città del Fanciullo Acireale, con presidente il Vescovo Monsignor Raspanti, in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e la Diocesi di Acireale, promuove Call for Ideas 2024, coordinato da Marina Scandurra. L'iniziativa si configura come un'opportunità unica per valorizzare l'imprenditoria giovanile. Sentiamo la stessa coordinatrice Marina Scandurra. Allora, questi sono gli spazi del co-working di Collab Acireale, il Contamination Lab realizzato dalla Fondazione Città del Fanciullo insieme con l'Università Cattolica di Milano. E in questi ambienti verranno accolti tutti i giovani che risponderanno alla Call for Ideas appena pubblicata, con la quale potranno proporre appunto la loro idea di impresa, e all'interno di questi spazi, con la contaminazione tra di loro e con alcuni servizi a supporto, consulenze, servizi di coaching e mentoring, potranno provare a far decollare le loro idee di impresa. Stacco della luce a Giardini Naxos per morosità, il servizio da Messina. Questa settimana c'è stata tanta polemica relativamente ai rapporti con Taormina. C'è un'altra questione però da affrontare che riguarda Giardini Naxos, che già deve delle somme ad Amam per i 5 litri al secondo forniti. Avete fatto un decreto ingiuntivo e adesso avete annunciato che a breve staccherete anche l'erogazione. Noi abbiamo già fatto un decreto ingiuntivo che è stato notificato a Giardini per un importo abbastanza notevole e nei prossimi giorni, così come anche annunciato il sindaco, staccheremo questi litri che sono stati erogati al comune di Giardini. Eppure vi eravate incontrati, sembrava che si potesse risolvere questa problematica con l'amministrazione, è passato del tempo ma voi non avete ricevuto un centesimo. No, assolutamente, è il motivo per cui siamo andati avanti, abbiamo proceduto quindi con questo atto di pignoramento e quindi dovremo andare avanti, ci saranno anche le altre ovviamente fatture che verranno sollecitate perché queste ovviamente sono importi importanti che potrebbero essere a disposizione della nostra città. Facciamo un attimo un passo indietro anche sulla questione Taormina, c'è stata una nota ufficiale di Sicilia Acque, facciamo chiarezza.
Noi abbiamo una convenzione che è stata siglata a marzo 2024, una convenzione per cui comunque quei 5 litri, perché il Comune di Messina nel tempo scorso dava comunque 5 litri, 8 litri si è dato a Taormina, quindi questa convenzione ha fatto in modo di chiudere questo rapporto che era un po' lo stesso rapporto che c'è con Giardini e avere una convenzione da cui noi ovviamente ne abbiamo avuto un beneficio perché sono questo famoso vettoriamento. Oggi, secondo anche l'articolo 4 che prevede la convenzione, è Sicilia Acque che certificherà che i metri cubi in uscita verso Taormina sono rientrati quindi a Messina tramite ovviamente la condotta dell'Alcantara. Quindi questo è un compito di Sicilia Acque che viene fatto trimestralmente e nei prossimi giorni verrà certificato. Al Teatro di Segesta al via la seconda edizione di Ecoarte, ce ne parlano i colleghi di Trapani. Un evento importante che è nato dal progetto René dell'anno scorso, a cui tutte teniamo, io in maniera particolare perché l'ho ideato e immaginato. Visto il grande successo anche quest'anno, l'amministrazione e l'ufficio ha pensato bene di replicare. Lo scorso anno è stata una sorpresa perché in mente ce l'avevo così per come è riuscito, però siamo andati oltre ed è stata un'esperienza importante anche per Calatafì. Sulla scorta dell'esperienza dell'anno scorso abbiamo cercato di aggiustare un po' il tiro e ampliare anche quella che è l'offerta che abbiamo voluto dare agli artisti, introducendo all'interno della manifestazione anche il Parco Archeologico di Segesta, che dà più importanza al festival. Le opere vengono realizzate in città con la collaborazione delle associazioni, con la collaborazione del pubblico e rimangono esposte, tant'è vero che ancora oggi facendosi un giro per Calatafimi si possono incontrare le opere che sono state realizzate lo scorso anno. Un po' da tutta Italia, addirittura abbiamo pure un artista che viene dal Senegal, si chiama Idriss, utilizza il legno e quello che sono gli scarti e la cosa bella è proprio quello, mettere assieme queste persone, si mettono a confronto, ci si arricchisce tutti, sia gli artisti che noi che organizziamo. Abbiamo fatto un bando pubblico, informato tutti gli artisti che hanno partecipato lo scorso anno. L'arte intanto è un momento essenziale perché si conoscono queste persone che hanno tantissimo da dare. All'interno della manifestazione ci sono anche dei laboratori artistici che sono aperti soprattutto ai bambini. Il tema è quello della salvaguardia del pianeta, tema a cui teniamo in maniera particolare. Si potrà incontrare gli artisti, ci si potrà confrontare con loro. Consiglio a tutti di partecipare, di vivere questi momenti perché sicuramente ne possono trarre un grande vantaggio. Il 23 pomeriggio ci sarà l'inaugurazione che sarà fatta al Parco Archeologico di Segesta. Ci saranno gli artisti, ci saranno gli sponsor della manifestazione che sono una pagina importante dell'organizzazione. Si possono visitare le opere che vengono esposte proprio al Parco Archeologico di Segesta e poi uno scambio di idee e di saluti. Il Centro di Riuso è fulcro dell'organizzazione dell'Ecoarte Festival perché il Centro di Riuso è nato proprio dal progetto René, da cui è nato l'Ecoarte Festival. I supporto a tutti gli artisti che possono utilizzare i materiali e le attrezzature.
gli artisti saranno in giro per Calatafimi, soprattutto nel centro storico, in uno spazio pubblico, raccoglieranno i materiali e cominceranno a realizzare le opere. Il giovedì pomeriggio, giorno 26, ci sarà una festa di benvenuto agli artisti, aperta naturalmente a tutti quelli che vogliono partecipare, che sarà fatta al centro di riuso. Sono organizzati dei laboratori, come dicevo prima, al centro del riuso, aperti ai giovani e anche a chi vuole partecipare, in cui gli artisti stessi si confronteranno, passare il messaggio della sostenibilità ambientale. Il 28 ci sarà la parte finale con la premiazione degli artisti alla Biblioteca Comunale, l'occasione di conoscere delle persone speciali. La notizia era già nell'aria e stamattina è arrivata anche l'ufficialità. I tifosi dell'Acragas non saranno presenti domenica a Favara allo stadio Bruccoleri per il match contro la Castrum Favara. La questura di Agrigento, a seguito delle indicazioni dell'Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive, ha emanato un apposito provvedimento che prevede la chiusura del settore ospiti, che di fatto sancisce il divieto di trasferta ai tifosi dell'Acragas. Al derby dunque non potranno assistere i soli residenti di Agrigento. Obbligatorio all'ingresso dei cancelli dello stadio l'esibizione, unitamente al biglietto, di un documento di identità. E sentiamo ora le ultime novità sulla domenica di calcio, in particolare sul derby tra la Castrum Favara e l'Acragas, in questo servizio di Carmelo Lentini. Intanto domenica prossima è in programma allo stadio Giovanni Bruccoleri il derby agrigentino Castrum Favara-Acragas, è valevole per la terza giornata di campionato. Biancazzurri ancora in ultima posizione a secco di punti, Favarese invece con un solo punto. Ecco perché la posta in palio è davvero molto alta. Le due tifoserie si stanno preparando degnamente a questa sfida e non mancheranno sugli spalti sia il tifo colorato che l'incitamento sostenuto. L'Acragas si presenta con qualche defiance, squalifica per una giornata combinata al difensore Angelo Richichi, che sarà sostituito dall'ultimo arrivato Gino Portella, mentre dovrebbe, lo diciamo con il condizionale, dovrebbe debuttare il nuovo attaccante, il greco Christopoulos. E scendiamo di categoria, brutto inizio di campionato per le compagine agrigentine, partecipando al girone C. L'unica squadra a raccogliere un punto è stato il Castel Termine, mentre Aragona, Camarat e Gemini, quest'ultimo in casa, hanno ceduto le proprie armi. Una amara beffa per l'Aragona, che è passato in vantaggio con Gambino, ha subito il ritorno dei padroni di casa, che nei sei minuti prima pareggiano con Tornitore e poi si aggiudicano i tre punti con un penalty trasformato dall'esperto Angione. Il prossimo turno debutta in casa l'Aragona con il Belpasso, il Camarate ospita il Giarre, mentre sia il Gemini che il Casteltermini se la vedranno fuori rispettivamente contro il Santa Venerina e il Riposto. E questo è tutto per l'edizione di TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 per chi ha le Smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi li potete visionare sul canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.